Scarica la nuova app di Bologna Teatro e sarai sempre aggiornato sugli spettacoli a Bologna e provincia. Notizie, interviste, recensioni, video. Ascolta le interviste ai protagonisti, approfondisci gli spettacoli in evidenza, leggi le nostre recensioni. Aggiornamenti sulle modifiche ai programmi dei teatri, suggerimenti su cosa fare prima o dopo teatro. Scaricala subito dal Google Play Store. Sabato al Teatro ITC di San Lazzaro alle ore 21 arriva un nuovo spettacolo di Oscar De Summa che ne cura la regia, lo ha scritto ma non è da solo sul palcoscenico, si intitola La Cerimonia. Oscar, ben trovato. Salve. Allora raccontaci di questo nuovo spettacolo che segue una trilogia in cui hai lavorato fondamentalmente da solo sul palcoscenico, invece adesso ci sono un gruppo di attori. Sì, esatto. In questo caso invece siamo quattro attori e lavoriamo un'altra dimensione. Ecco, raccontaci com'è nato questo spettacolo e di cosa parla. Allora, intanto mi sono chiesto cos'è che desideriamo e come facciamo a desiderarlo. Questo meccanismo mi ha portato poi ad incontrare alcune testacanti che lavorano sulla costruzione del mito di Edipo e nel particolare, nel contemporaneo, sull'assenza del padre. Quindi questo è il grande movimento sul quale ci siamo concentrati con la compagnia, mettendo a fuoco poi una serie di domande che abbiamo rivolto a tantissime persone, tantissimi ragazzi, cioè che cosa le persone desiderano, come fanno a desiderarlo, se siamo consapevoli che i desideri che abbiamo sono i nostri, oppure li abbiamo ereditati, oppure insomma, e attraverso questa via del desiderio abbiamo fatto un'indagine sulle nuove generazioni sostanzialmente. Come vedi le nuove generazioni dal tuo punto di vista? Allora, molto positive, nel senso che siamo stati comunque spiazzati dal pregiudizio. Non avevamo un pregiudizio che le nuove generazioni non vedono un orizzonte, eccetera, eccetera. In realtà il fatto di non avere un orizzonte per le nuove generazioni permette di seguire quello che sentono, diversamente invece dalla mia generazione che aveva come mito il posto fisso, no? Quindi come cosa da raggiungere, un posto fisso con uno stipendio mensile, una volta entrati in quella condizione poi bisognava attraversare tutta la vita in quella condizione. Invece le nuove generazioni, non avendo, tra virgolette, un orizzonte chiaro davanti agli occhi, possono con grande libertà seguire quello che sentono. Quindi nella condizione difficile che viviamo, in realtà questa è una nota molto positiva. Tu vedi, visto che si è appena concluso la tornata elettorale, una ondata, diciamo così, di giovani che hanno la spinta a volersi occupare della cosa pubblica, a voler fare politica, che si era un po' persa negli ultimi 15 anni forse? Esatto. Tra l'altro questa cosa io l'affronto anche nella trilogia della provincia, parlo con grande chiarezza della situazione droga che era arrivata sul mercato italiano e aveva anestetizzato l'intera generazione, no? Quindi attraverso l'eroina che è arrivata negli anni Ottanta, la generazione che invece negli anni precedenti era molto partecipativa della vita politica e sociale, si era anestetizzata e da lì abbiamo perso un po' il contatto con la società, proprio come gioventù. Devo dire che sì, in questo momento probabilmente c'è un desiderio di rivalsa, c'è un desiderio di ricalibrare le cose. Poi non vorrei entrare in merito alla questione se e chi sta mettendo i punti per costruire una nuova società, però sì, credo ci sia un desiderio di partecipazione da un lato. Dall'altro invece contemporaneamente, come si possono estremizzare le punte, è un grande annichilimento, cioè uno dei punti di riferimento anche dello spettacolo è quello che si chiamano i Hikikomori, che sono i ragazzi, fenomeno partito in Giappone, poi trasferito anche in Europa, questi ragazzi che passano tutto il tempo sul letto con il computer acceso, sempre in rete e fanno tutto lì, non escono più di casa, non si confrontano realmente con gli altri. Quindi abbiamo questi due eccessi, due polie che stanno contendendo una realtà, una costruzione di una realtà. L'appuntamento con Oscar De Summa e la cerimonia è al Teatro ITC di San Lazzaro sabato alle ore 21. Grazie Oscar. Grazie a te. Voglio ricordare che comunque tutte queste tesi che sono alla base, in realtà poi facciamo il teatro, quindi passa tutto attraverso l'emozione e il divertimento. Per me questo è fondamentale, altrimenti rischio che sembri una conferenza la nostra. Vi aspetto tutti.